profondo piacere e profonda emozione che apro questa giornata dedicata alle forze armate e a ricordare l'unità d'Italia. Quest'anno assume una rilevanza notevole questa giornata. Scusate un po' di fiatone, non ho fatto una corsa per arrivare. Assume una rilevanza particolare in quanto coincide con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E quest'anno ha visto innumerevoli celebrazioni in tutto il territorio nazionale, celebrazioni a cui hanno partecipato tutti gli italiani, e c'è stato un bellissimo risveglio dei sentimenti nazionali in tutti quanti noi. Sentimenti nazionali che in questi ultimi anni purtroppo si erano un po' assopiti. E oggi il mio pensiero va agli eroi del nostro risorgimento. Il mio pensiero va a quei ragazzi, a quei pochi intellettuali che grazie al loro sacrificio, alle loro passioni, al loro amore di patria, hanno fatto sì che la nostra Italia nascesse, vedesse l'origine, vedesse la sua prima unità. Tutti giovanissimi, ragazzi molto giovani. E chi di noi non ricorda la bellissima lezione di italianità, di patriottismo che ci ha dato Benigni quest'anno in televisione, leggendo e commentando l'inno nazionale, Fratelli d'Italia, scritto da un giovanissimo, Goffredo Mameli, di appena 20 anni, ma carico di tanto, tanto amore di patria, di tanto coraggio patriottico che veramente ci ha commosso. E come lui, che morì a soli 22 anni, insieme a lui e come lui, tanti eroi del nostro risorgimento hanno dato la vita. E ancora oggi il mio pensiero va ai cosiddetti ragazzi del 99, quei ragazzi che a soli 18 anni furono chiamati nel 1918 ad arruolarsi nell'esercito e a combattere contro l'impero austro-ungarico, a soli 18 anni. E grazie a loro, dopo la terribile disfatta di Caporetto, le nostre truppe riuscirono a sconfiggere l'impero austro-ungarico. Ed ecco che il 4 novembre, che oggi ricordiamo, il 4 novembre del 1918, il generale Armando Diaz poté leggere il bollettino della vittoria, dichiarando la fine della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Grande Guerra. Tutti giovanissimi questi nostri ragazzi, questi nostri eroi, e oggi pongo l'attenzione proprio su questo sostantivo, giovani ragazzi. E il mio pensiero va ai giovani ragazzi di oggi, della nostra società, che purtroppo hanno anch'essi, vivono anch'essi un triste periodo. Certamente non si chiede più loro di affrontare o di donare la loro vita per niente, ma loro purtroppo hanno un altro problema da affrontare, il loro futuro, un futuro per niente roseo, un futuro che grazie alle generazioni che li hanno preceduti non siamo stati in grado di costruire per loro una certezza, un futuro di lavoro, di serenità. A questi ragazzi, a cui oggi va il mio pensiero, voglio semplicemente ricordare che prendessero come esempio questi ragazzi del secolo passato,
che avessero anch'essi il coraggio di dire no a tante come dire, vie traverse, di non rifugiarsi in paradisi artificiali, di non rifugiarsi nelle droghe, nell'alcol, eccetera, 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 ma di avere il coraggio di affrontare le difficoltà della vita. Perché, miei cari ragazzi, il bene comune si costruisce giorno dopo giorno con l'impegno, la volontà di ognuno di noi. Di ognuno di noi. Un'ultima riflessione e chiudo. Il mio pensiero va alle forze armate, di cui qui oggi abbiamo una degna rappresentanza. Per me è veramente commovente, ma voglio esprimervi la mia grande ammirazione, il mio grande sentimento di profonda partecipazione a tutto ciò che le forze armate fanno in questi nostri giorni. Forze armate impegnate all'estero in missioni di pace e sono ammirate da tutte le nazioni dove vanno a lavorare per la loro grande umanità, il loro grande spirito di sacrificio. Forze armate impegnate, sempre pronte, allerta a collaborare nella nostra nazione, prova ne sia la loro partecipazione in questi tristi giorni, tutto ciò che sta avvenendo in Liguria con queste devastazioni, con queste inondazioni che purtroppo portano distruzione e morte. Questi sentimenti miei, che credo che siano di tutta la nazione italiana, di tutti i cittadini italiani verso voi delle forze armate, in questi giorni, in questo giorno ci unisce veramente questo grande orgoglio nazionale. Per cui concludo semplicemente dicendo: viva le forze armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Grazie. I nostri ragazzi hanno preparato delle piccole riflessioni, dei piccoli interventi per ricordare questa giornata. Se volete possono già intervenire, o se volete possono intervenire dopo, ditemi un po' voi. Do la parola al colonnello Carlo Calcagni, che saluto con affetto e con profonda stima. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa ricorrenza, a questa occasione, alle autorità presenti, e soprattutto mi rivolgo ai giovani alunni che sono il nostro futuro. E io voglio fare una riflessione su questa occasione di ricordare i nostri caduti, coloro che ovviamente si sono battuti per la libertà, per la democrazia. È bene far conoscere bene e profondamente ai giovani d'oggi, che purtroppo, non sempre per colpa loro, non conoscono poi quello che noi militari facciamo ancora oggi, non solo in Italia, garantire la sicurezza, garantire gli eventi, purtroppo la partecipazione agli eventi tragici come anche in questi giorni stanno avvenendo, e garantire anche un servizio di ordine pubblico, un servizio di soccorso 24 ore su 24. Uno dei servizi a cui partecipavo durante il mio servizio nei reparti di volo, quando facevo ancora il pilota di elicotteri, e nessuno sapeva. Quando mi trovavo a parlare con persone esterne all'ambiente militare, che i reparti di volo, siano essi dell'aeronautica, della marina, dell'esercito, dei carabinieri, della polizia, di tutte le forze armate e forze di polizia presenti sul territorio nazionale, garantiscono un servizio 24 ore al giorno per qualsiasi evenienza, per eventuali trasporto d'organi traumatizzati e
sangue, qualsiasi necessità. Io mi ricordo due episodi in particolare che sembravano fossero la copia l'uno dell'altra, due bambini di notte verso l'una alle due di notte, ustioni su tutto il corpo, l'abbiamo presi di notte da Ischia, uno a Ischia e uno a Capri, e trasportati durante la notte, sempre un servizio d'emergenza, uno a Palermo e un altro al Gemelli a Roma, perché purtroppo non esistono altri centri in Italia che possono garantire delle cure immediate a bambini che purtroppo si trovano ad affrontare un incidente così grave quale può essere quello delle ustioni. E oggigiorno purtroppo si partecipa alle cosiddette missioni di pace, missioni per la pace, che in realtà sono missioni di guerra. E anche a questo io ho partecipato in campo nazionale, purtroppo, ed è un mio rammarico, solo al nord sono stato invitato nelle scuole. Non è mai avvenuto nella nostra Puglia, né al meridione d'Italia, né tantomeno nel mio paese, dove io mi sento ancora appartenere, qui a Guagnano, avendo la possibilità di poter raccontare, far capire ai giovani cosa significa che la Costituzione italiana ripudia le guerre, però noi militari andiamo in queste cosiddette missioni di pace, perché sono camuffate missioni di pace, in quanto per Costituzione noi non potremmo intervenire in queste zone. Ma noi che ci facciamo ben apprezzare proprio in queste missioni, in questi teatri così difficili, per garantire, per dare una certa libertà, garantire anche loro una democrazia, spesso perdiamo la vita. Dico perdiamo la vita perché io sono uno dei sopravvissuti di queste missioni di pace, sono il referente nazionale per le vittime del dovere e sono proprio coloro che vanno a sacrificarsi in queste missioni e purtroppo poi contraggono gravi patologie o addirittura la morte. Quindi addirittura un progetto del Ministero dell'Istruzione al quale ho partecipato, proprio partendo dalla Costituzione italiana, si voleva far capire e discutere su questo argomento e capire perché esistono le missioni di pace. Sono stato invitato nelle scuole del nord, Milano, Monza, mi sono reso disponibile ovunque e ripeto, il mio rammarico è con l'occasione mi rendo disponibile, eventualmente vogliate fare qualche giornata dedicata alla Costituzione italiana e far capire ai nostri giovani perché ci sono ancora persone come noi che si sacrificano per gli altri, non solo per la nostra nazione ma per il mondo, e in questo l'esercito italiano, le forze armate italiane veramente sono apprezzate in tutto il mondo da tutte le forze armate, ricevendo spesso il plauso, e naturalmente di questo se ne fanno sempre carico i nostri vertici che, ahimè, quando poi avviene qualcosa di grave in qualcuno di noi non sempre sono presenti. Quindi questa è una denuncia che sto portando avanti già con grossissime difficoltà da un po' di anni. Questo mi ha portato a rappresentare il problema anche in ambito parlamentare, essendo oggi un consulente della commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, e anche per questo proprio domani ci sarà Antonio Lubrano che verrà qui a Guagnano a registrare la mia storia, che vogliono finalmente rendere pubblica a quanti non conoscono le varie vicissitudini. Quindi mi onoro oggi di rappresentare i nostri militari, i militari caduti, i militari feriti e tutti coloro che per tutti noi si adoperano giorno per giorno per garantire democrazia e libertà. Invito Don Salvatore per una benedizione a noi presenti e a tutti i caduti in tutte le guerre.
passo il microfono a Don Salvatore. Prima la benedizione e poi qualche piccola e breve parola. Il Signore benedica tutti i caduti in guerra e possono stare nella pace del cielo. Amen. Il pensiero che questa mattina è stato rivolto a chi ha avuto il coraggio di iniziare questa esperienza unica nella storia dell'unità, il pensiero rivolto a coloro che sono attenti ai pericoli che incontriamo, il pensiero rivolto a coloro che sono in territorio esterno al nostro e sono in missione, ci consegnano un grande messaggio che è rivolto a noi più piccoli, ma anche a noi che abbiamo una certa età, per ripensare e per risvegliare in noi quei sentimenti che davvero devono albergare in ogni città, perché ogni città diventi un luogo di convivenza pacifica, cordiale, con quella umanità semplice che noi portiamo dentro di noi, e quindi richiamo ai valori umani che sono fondamentali per lo stare insieme, ma anche per guardare oltre questo nostro territorio che è l'Italia. Questo è il grande insegnamento, che significa apertura verso l'altro, che significa accoglienza dell'altro, chiunque esso sia, perché l'altro, come ci dice il Vangelo, la scrittura, la testimonianza di tanti uomini di fede, l'altro è mio fratello, non è uno sconosciuto, non è un uomo da combattere, ma da accogliere per camminare insieme verso la piena libertà. Grazie. Chiedo ai ragazzi di suonare l'inno nazionale al flauto. Siete pronti? Professoressa Luppo per queste parole che ci hanno commosso e ci hanno indotto a riflettere su una giornata, quella del 4 novembre, che noi abbiamo il dovere di ricordare non solo a noi stessi ma soprattutto ai ragazzi, e vedo che quest'oggi sono numerosissimi, per cui
ci auguriamo che poi, tornando magari a scuola, continuino nella riflessione che abbiamo avviato con queste parole che ci siamo detti e con quelle che dirò io magari anche ripetendomi. Ringrazio i militari che sono riusciti ad essere qui presenti, i cittadini di Guagnano e tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questa giornata. Il 4 novembre è una data che ci ricorda la prova durissima sostenuta 93 anni or sono, era il 4 novembre del 1918, dal nostro popolo, per coronare l'opera del Risorgimento, ricongiungendo alla patria le altre terre italiane e consegnando per sempre, come sangue di oltre 600.000 caduti, alle generazioni future l'indipendenza e l'unità del Paese. Oggi, insieme a tutti voi, commemoriamo il 4 novembre, dedicando le cadute di quella guerra e di tutte le guerre. Ricordare e commemorare i nostri cari che hanno dato la loro vita per la patria deve essere per noi un imperativo da rinnovare e tramandare con tenacia, sapendo mantenere vivo anche nelle nuove generazioni il senso del loro sacrificio. Non solo, il ricordo deve rafforzarsi nella memoria di tutti anche per non ripetere gli errori del passato. Il loro amore per la patria, fino alla perdita della vita, deve farci riflettere, in tempi come quelli che viviamo, sul grande dono della vita e deve aiutarci a ritrovare il rispetto e la tolleranza per il prossimo. A loro, a questi caduti strappati, alle loro famiglie, deve andare il nostro pensiero, il nostro riconoscimento per quanto hanno fatto, per la vita che hanno sacrificato per dare ai loro figli, a tutti noi, la speranza di un mondo migliore. A questi uomini, spesso ancora ragazzi, come ricordavamo prima, deve andare la nostra preghiera e il nostro affetto per sempre. A questi padri di famiglia che non hanno visto crescere i loro figli e sono morti con il sogno di tornare alle loro case, deve andare la nostra eterna riconoscenza. Come dicevamo, nella ricorrenza della vittoria di Vittorio Veneto si celebra anche la giornata delle Forze Armate. E allora, unendoci anche a quanto ricordava nella giornata di ieri a Bari il presidente Napolitano, un augurio particolarmente sentito e affettuoso nel giorno dedicato alle grandi memorie che quest'anno assume ancora maggiore importanza per la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, va ad esse. A chi in difficoltà non comuni serve la pace pagando anche prezzi dolorosi, a chi nelle terre più lontane adempie a compiti gravosi e delicati per mandato internazionale, per portare la libertà, a chi ancora non l'ha, per portare la pace a chi soffre per la violenza e per la guerra, a chi presiede in patria alla tutela delle istituzioni e partecipa alla sicurezza dei cittadini. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Perna e adesso, se avete un po' di pazienza, i nostri ragazzi hanno preparato delle piccole riflessioni. E cominciamo con la quinta di Via Duca d'Aosta. Prego, potete venire qua. Ecco i nostri piccoli, ecco il nostro futuro. Ecco, il mio augurio è che Guagnano possa, consentitemelo, guarda, sono di una tristezza oggi spaventosa, perché Guagnano si è ridotto ai minimi termini come nascite. Abbiamo raggiunto il minimo storico. E purtroppo, grazie a questo minimo storico, il nostro istituto comprensivo è sceso al di sotto delle 500 unità di iscrizioni tanto agognate. Se pensiamo che eravamo il doppio, più del doppio, ecco, veramente il cuore di noi tutti guagnanesi si deve intristire, perché ciò significa due cose. Primo è che i nostri figli sono fuori, che chi si sposa va fuori, perché qui non c'è lavoro, non c'è futuro, non c'è storia. E anche secondo, chi rimane qui fa un figlio o un tre quarti di figlio o un figlio e tre quarti e non va oltre, perché, come dicevo prima, il futuro è veramente ricco di incognite. Va bene, scusate per questo mio piccolo sfogo. A chi do il microfono? 4 novembre
novembre 1918. È un giorno importante per la storia d'Italia. Si celebra l'armistizio che nel 1918 pose fine all'ostilità tra l'Italia e l'Austria-Ungheria nell'ambito della Prima Guerra Mondiale, che si concluse con la vittoriosa offensiva di Vittorio Veneto. Una vittoria frutto della dedizione, del sacrificio e dell'unità del popolo italiano. Ma anche un evento sanguinoso, 600.000 soldati italiani morirono e in loro memoria ogni comune dedicò un monumento o una lapide che ne reca incisi i nomi. Come ogni anno onoriamo quei caduti perché ognuno di noi conservi la memoria degli innumerevoli morti, dispersi, delle case distrutte e devastate, delle famiglie sterminate. Onoriamo quei caduti per ricordare che la guerra uccide e sperare che il sacrificio di tante vittime non sia vano, ma porti tutti noi ad alimentare la speranza di un mondo migliore. Onoriamo quei caduti per ricordare che la pace può essere costruita dalle piccole e semplici azioni quotidiane di noi ragazzi, di tante donne, di tanti uomini, molto più che con le armi. Guagnano, 3 aprile 1978. Ho intervistato mio nonno. Io partii nel 1917, nel mese di giugno, e avevo 18 anni e mi hanno mandato a Trapani. Facevo parte del 20° reggimento di marcia. Io sono stato in trincea, dormivamo per terra, mangiavamo qualche volta la pasta, ci lavavamo quando trovavamo acqua o quando pioveva. Noi attaccavamo il nemico nelle occasioni propizie. Noi cantavamo, il fiamme mormorava. Di soldati c'erano i fanti, gli artiglieri, i bersaglieri, gli alpini che facevano la guerra sulle montagne. Io sono ritornato a casa nell'anno 1921, a marzo, il giorno 11. Io ho ricevuto delle decorazioni. Come avete capito, questa è l'intervista a uno di quei ragazzi del 99 di cui parlavo, che a 18 anni ha combattuto nella seconda guerra, nella prima guerra mondiale. Adesso i ragazzi della quinta di Via Provinciale. Giuseppe Mazzini così scriveva più di 150 anni fa: Dio, creando l'Italia, sorrise sopra essa e le segnò per i confini le due più sublimi cose che conosce in Europa, simboli dell'eterna forza e dell'eterno amore, gli Alpi e il mare. Da queste parole abbiamo capito quanto fosse grande l'amore per l'Italia e che animava gli uomini del nostro risorgimento. Essi sognavano un'Italia unita e forte, indipendente e progredita, in cui tutti i cittadini godessero di libertà politica e di benessere economico. E sognavano un'Italia degna di stare a fianco agli altri paesi europei. Sembra strano, eppure, dopo 150 anni dall'Unità d'Italia, questo anelito è quanto mai attuale. Per questo oggi ricordiamo commossi e profondamente grati i padri del Risorgimento italiano e tutti coloro che hanno dato la vita per la nostra patria. Erano presenti, erano giovani e forti e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stato un poco, poi sei ritornata ed è venuta a terra. Scese con l'animo, noi non fece guerra. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti.
Scesero con l'armi e a noi non fecero guerra, ma si inchinarono per baciare la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lacrima e un sorriso. Li disse ladri usciti dalle tane, ma non portarono via nemmeno un pane. E li sentì mandare un solo grido, siamo venuti a morire per il nostro lido. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovane camminava innanzi a loro. Mi fece ardita e preso per la mano mi chiesi, dove vai bel capitano? Guardòmi e mi rispose, oh mia sorella, vado a morire per la mia patria bella. Io mi sentì tremare tutto il cuore, né potei dirgli, v'aiuti il Signore. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare e dietro a loro mi misi ad andare. Due volte si scontrar con gli gendarmi e l'uno all'altra gli spogliar dell'armi. Ma quando fur della certosa i muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi. E tra il fumo e gli sparo le scintille piombarono loro addosso più di mille. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Erano 300 e non voller fuggire, parean 3000 e vollero morire. Ma vollero morire col ferro in mano e avanti a loro correa sangue il piano. Finché pugnarvi Dio per lor pregai, ma un tratto venni me ne più guardai. Io non vedevo più fra in mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Grazie ai ragazzi della Quinta, ci hanno fatto rivivere la spedizione di Carlo Pisacane che sempre tanto ci commuove. Adesso la parola ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Prego, vi potete accomodare. Riflessioni della terza A. Ogni anno l'Istituto Comprensivo di Guagnano partecipa alla commemorazione del 4 novembre, giorno in cui ricorre l'anniversario dell'armistizio con l'Austria, avvenuto dopo la battaglia di Vittorio Veneto, quando il nostro esercito, ormai sconfitto, era costretto ad indietreggiare fino al Piave. L'Italia ha ottenuto parecchie vittorie, anche nei tempi tristi delle dominazioni straniere. Ne ha ottenute di squillanti in vari momenti del Risorgimento. Eppure, quando si dice la vittoria, non v'è dubbio. Tutti sanno che si parla della vittoria di Vittorio Veneto, quella del 4 novembre 1918. Perché?
fu la prima guerra mondiale, 1914-1918. Per la prima volta combatterono in Europa non più soltanto i popoli europei, ma anche quelli dell'America. Fu la più terribile, per durata, per uso d'armi micidiali e per numero di morti. Fu quella la guerra che l'Italia combatté unita, con soldati provenienti da tutte le sue regioni e con la quale raggiunse la completa indipendenza, liberando la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina. Era il 4 novembre, si concludeva vittoriosamente così la Grande Guerra. A quale prezzo? Quanto sangue è costato al mondo? 8 milioni e mezzo di morti, 21 milioni e 300 mila feriti e quasi 8 milioni di prigionieri e di dispersi. Ma in fondo questa è la guerra, morte, violenza, distruzione di paesi interi, di città, di strutture economiche, dispensatrice di lutti, di terrore, di dolore, di violenza e di odio. Ma io vorrei la pace. Se vuoi la pace, dichiara guerra alla guerra, al tuo egoismo che vuole tutto per sé e non ti fa vedere il bisogno del tuo fratello. Combatti ogni desiderio di dominio che vuole farti comandare nel gioco, a casa, a scuola, dappertutto. Se vuoi la pace, cerca che tutti attorno a te abbiano il necessario, abbiano la possibilità di parlare, siano liberi. Come vuoi essere libero tu di vivere, di pregare, di amare, di lavorare? Se vuoi la pace, incomincia da te. La fine del secondo conflitto portò inevitabilmente ad un allentamento del ricordo della Grande Guerra. Cambiata denominazione da Festa della Vittoria a Giorno dell'Unità Nazionale, il 4 novembre divenne l'occasione in cui le forze armate dichiaravano la loro fedeltà alla Repubblica. A partire dal 49, il 4 novembre divenne anche l'occasione, divenne anche festa delle forze armate, ritenute quali vere depositarie dei valori della concordia e dell'unità. In questa giornata le forze armate d'Italia celebrano le proprie glorie e le proprie memorie, come annunciò il ministro Pacciardi nel 49. Che il mondo non sia pacifico è ben noto, lo ricordano ogni giorno i notiziari. Che si tratti di guerre intestine o terrorismo, la lotta alla quale si è innescata definitivamente dopo l'11 settembre. Molti stati, soprattutto nel continente africano e nel Medio Oriente, vivono situazioni estremamente tese, tanto da rendere necessario da parte della comunità internazionale l'impiego di forze armate nelle cosiddette missioni di pace. Anche l'Italia, in qualità di membro di organizzazioni internazionali come l'Unione Europea, l'ONU e la NATO, non si tira indietro. E infatti le nostre forze armate, divise in esercito, marina, aeronautica militare e arma dei carabinieri, sono state e sono tutt'oggi presenti in tali zone. Somalia, Mozambico, Bosnia, Albania, Afghanistan, Iraq e Libano sono solo i più importanti teatri operativi in cui le nostre forze armate hanno sempre figurato magnificamente. E non dimentichiamo Lampedusa, dove si lotta quotidianamente per salvare vite umane. Ovunque operino i nostri soldati all'estero, sono accolti positivamente dalla popolazione locale. È ormai nota alla comunità internazionale la capacità delle nostre forze armate di operare sempre con il sorriso sulle labbra, senza arroganza, con il massimo rispetto del paese in cui si opera, con la chiara consapevolezza di non essere superiore a nessuno, ma nemmeno inferiore a nessuno. Non è la filosofia del classico italiani brava gente, invece in realtà è una professionalità unica al mondo. Se in un posto occorre riportare la pace senza imporre sofferenze alla popolazione civile, anzi portando sollievo, allora tutti ormai ammettono che le forze armate italiane sono le più indicate. Condivido le missioni di pace, ne colgo l'importanza, anche perché se si parla di pace non ci saranno morti. Purtroppo non è così, neanche le missioni di pace sono prive di caduti. L'episodio più noto è la strage di Nassiriya, avvenuta nel 2005, durante la missione Antica Babilonia, una missione appunto di peacekeeping e che ha visto la morte di 19 italiani a causa di un attentato. E pochi mesi dopo hanno perso la vita altri 4 connazionali per la caduta dell'elicottero che li stava trasportando. L'anno successivo, sempre a Nassiriya, vede altri 5 caduti, uno per le ferite dell'attentato precedente.
uno per l'esplosione di un ordigno e altri tre per un altro attentato. Ma io voglio la pace, cosa posso fare? Ci sono cose da fare e da non fare. Ci sono cose da fare ogni giorno. Chiudere gli occhi. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, avere orecchie da non sentire. Ci sono cose da fare, da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra. Non importa che tu sia uomo o donna, vecchio o fanciullo, operaio o contadino, soldato, studente o commerciante, non importa quale sia il tuo credo politico o quello religioso, se ti chiedono qual è la cosa più importante per l'umanità, rispondi prima, dopo, sempre, la pace, la libertà e la legalità. Complimenti a questi ragazzi della terza, le riflessioni sono veramente profonde e fortemente condivise da tutti quanti noi. Adesso ci sono altri ragazzi della terza che verranno qui. Giorno dedicato alle Forze Armate, 150 anni di unità nazionale, il nostro pensiero va ai diversi contingenti militari impegnati nella missione di pace all'estero e che in un momento così delicato e buio per la storia del nostro paese rischiano la loro vita e contribuiscono a mantenere alto il nome dell'Italia nel mondo. Tuttavia, in un momento di significative divisioni politiche e culturali, non possiamo non ricordare le parole del discorso del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, trasmesso alla vigilia del 2011, aprendo l'anno in cui l'Italia, sempre più problematica e divisa, festeggia 150 anni della sua età. La celebrazione è carica di significati che non vanno perduti e anzi, al di là delle tante e sempre brillanti iniziative, è un anniversario che può insegnare molto, purché qualcuno si prenda la briga di spiegare. Sul tavolo del Presidente della Repubblica, in quell'occasione, erano ben visibili alcuni libri. I libri fanno parte di questo mondo, quello della conoscenza. E forse i titoli poggiati sulla scrivania di Napolitano durante quel messaggio agli italiani avevano anche questo scopo, e cioè il voler ricordare a tutti che l'Italia unita si fa soprattutto trasmettendo la sua cultura, la storia e la memoria. Una società che non ricorda è una società sorda, come la vorrebbero tutti coloro che intendono distruggere le istituzioni, la Costituzione e la stessa identità di un paese, che seppur smarrita ha una testa pensante e non è certo in coma. Oggi più di 9.000 militari italiani, uomini e donne, forniscono un importante contributo per il mantenimento della pace in alcuni paesi martoriati dalla guerra, dove la parola pace, democrazia e libertà è solo un'utopia. In tutte le principali aree di crisi del mondo, le forze armate italiane sono impegnate a portare aiuto, conforto e sostegno a queste popolazioni. L'Italia, a livello militare, ha sempre avuto un ruolo di rilievo e i nostri soldati sono schierati in 33 missioni internazionali condotte in 21 paesi del mondo. Il contingente maggiore opera in Afghanistan e si compone di circa 4.000 militari. Tra questi 4.000 militari c'è anche il maresciallo capo Arno Maurilio, che ha partecipato a 3 missioni di pace in Afghanistan. Il suo contingente, lontano migliaia di chilometri dagli affetti familiari, si occupa soprattutto di ricostruzione, percorre migliaia di chilometri per incontrare ogni capo villaggio ed opera in modo efficiente, professionale ed onesto, guadagnandosi così la fiducia di tutta la popolazione. Gli alleati, in particolare gli Stati Uniti, affidano ai soldati italiani il controllo di aree critiche e la gestione di fondi per la ricostruzione. In molte aree impenetrabili, perché considerate estremamente pericolose, i nostri soldati hanno consentito alle popolazioni autoctone di ritornare nelle loro case, al lavoro, nei loro campi, e hanno permesso la riapertura di molte scuole. I soldati italiani, impegnati in missione di pace all'estero, sono un pezzo importante di un'Italia che si fa apprezzare per il suo impegno e per i suoi sacrifici. Dobbiamo essere fieri e orgogliosi di loro, anche se pochi ne conoscono l'azione quotidiana, perché il bene, purtroppo, non fa mai notizia, e molti hanno dato la vita per questo nobile scopo.
Grazie a tutti presenti per la partecipazione attiva, corale e sentita a questa nozione. Passo la parola al comandante della Polizia Municipale di Guagnano, il dottor Sandro Bianco, per la conclusione di questa bella giornata. Grazie a tutti quanti i militari, le associazioni d'arma intervenute, ai ragazzi, alla preside, gentilissimo, a Guagnano in Forma che ci ha fornito contributo volontario, e arrivederci al prossimo. Grazie a Betto anche all'Arci Rubic che ha fornito volontariamente.